Un'onda gialla di 150 persone ha colorato la mattinata di domenica sulla Marina di Levante a Viareggio per festeggiare il 21esimo compleanno di Emma Genovali, la giovane viareggina morta più di un anno fa in seguito ad un drammatico incidente stradale in Darsena insieme al fidanzato Leonardo Brown. Si è trattato della seconda edizione della camminata non competitiva Due Passi per Emma, partita dalla Croce Verde e proseguita sul Vialone fino in Pinete e poi a Villa Borbone. E la partecipazione col tempo non è mancata. Una camminata per ricordare Emma nel giorno del suo compleanno, una cosa semplice come insomma, piaceva a lei e come faceva lei, e il suo colore, il colore del sole, della vita, e è quello che dobbiamo continuare a fare per loro. I familiari di Emma e Leo, dopo aver protocollato 6.000 firme lo scorso aprile in municipio, non mollano la battaglia per mettere in sicurezza l'incrocio di Via dei Pescatori, dove avvenne lo scontro fatale nel luglio 2023. E sarà nostra cura andare a bussare, perché il 2025 è troppo lontano, e è già quasi un anno e quattro mesi che i ragazzi sono morti, e quindi penso che sia il caso di cominciare a stringerla questa cosa, perché non vorrei che poi magari cambia la amministrazione comunale e noi rimaniamo senza la rotonda, ma non ci fermeremo perché la viabilità della Darsena deve essere cambiata, quindi su questa cosa non molleremo nemmeno di un centimetro. Sul fronte giudiziario intanto il motociclista accusato dell'omicidio stradale dei due fidanzati, un operaio viareggino di 38 anni, ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato con deposizione di una perizia di parte sull'incidente. La discussione è stata fissata dal giudice del Tribunale di Lucca per l'11 dicembre prossimo.